Vediamo un mare di euro, ma di cartapesta. Sì, di cartapesta, magari fossero veri, ma per il carnevale è meglio in cartapesta. Stiamo vedendo delle operazioni di costruzione, di in futuro sarà un gelato, siamo partiti dallo scheletro e stanno saldando i pezzi di ferro che poi porteranno alle altre lavorazioni per fare una maschera. Fervono i lavori e gli ultimi ritocchi ai 17 carri che sfileranno al Gran Carnevale Rosatese, sabato 4 e domenica 5 febbraio. Un importante evento, giunto all'ottava edizione. Siamo andati a curiosare durante una delle ultime riunioni degli organizzatori. Bene, allora si apre ufficialmente l'ottavo Carnevale Rosatese 2017. All'ordine del giorno valutazioni generali sul carnevale. Ah, sul tavolo vediamo un oggetto meraviglioso, che cos'è? L'oggetto al centro del tavolo è il premio, la rosada, che verrà appunto dato al vincitore del Gran Carnevale Rosatese appunto sabato sera. Beh, è una conferma di una tradizione, ma è un momento di una manifestazione dei più importanti che abbiamo a Rosà. E oltre a questo c'è da segnalare la sinergia tra le associazioni, che è un aspetto importante che questa amministrazione ha sempre curato. Un carnevale che dura due giorni. Sì, esatto. Allora il sabato sera sarebbe più un carnevale tecnico, mentre la domenica sarebbe il carnevale per i bambini. E puntiamo molto anche al mondo dei disabili, quindi per noi vedere sfilare la domenica pomeriggio i ragazzi che durante l'anno non hanno questa possibilità è una cosa che ci fa veramente star bene. Noi